Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale, questo è Risparmio. Questa settimana un video in più, il sabato. Perché Pasquale? Perché fai un video il sabato? Ma è già stressato, sono già 3 settimane. Adesso fai la live il giovedì, adesso un quarto. E pasta, pasta, pasta. Sì, pasta, però a cena. Oggi invece volevo fare questo video in più per andare a parlare dell'ultimo progetto di Cryptalia che è stato pubblicato di recentissimo e ha già raggiunto quasi il 100% dell'obiettivo minimo. 83.000 euro verso un obiettivo minimo di 100.000, per cui ho detto, uè, come dicono me, se non mi ci metto io, chi lo fa? Capito? Allora, niente, a parte gli scherzi, bentornati sul canale, sono Pasquale, questo è il mio progetto di indipendenza finanziaria. Come al solito, quando Cryptalia va a pubblicare un proprio nuovo progetto, io cerco di buttarmi a pesce dentro il progetto, perché di solito i progetti sono interessantissimi, sono produttivissimi per l'industria e per le piccole aziende italiane e in particolare in questo caso si va a parlare di qualcosa molto ma molto diverso dal passato. I progetti passati si sono andati a concentrare più su diciamo andare a finanziare aziende che producevano qualcosa, dovevano comprare delle attrezzature, dovevano immettere sul mercato prodotti nuovi. Qui invece di Beji, l'azienda appunto si chiama Beji, sta andando a aprire una nuova filiale a Barcellona perché si sta espandendo talmente tanto che ha bisogno di andare a creare una nuova entità in una nazione estera, appunto in Spagna, a Barcellona. Di cosa si occupa Beji? L'azienda di per sé si offre di dare, anzi si propone la mission di offrire software e progetti per realizzare dei team di valore all'interno appunto delle altre aziende, perché quello di cui si occupa Beji fondamentalmente è di formare le persone ad essere più skillate, se così si può dire, e appunto andare a portare quel surplus all'interno delle aziende. Andiamo a vedere un attimo il progetto. Prima di tutto, come dicevo prima, 83.288 euro sui 100.000 di obiettivo minimo e siamo al 25. Il progetto dovrebbe chiudere il 7 ottobre, ma secondo me si chiuderà molto prima. L'azienda ha chiesto un prestito di 150.000 euro in totale con un tempo di restituzione di 24 mesi con ammortamento alla francese, per cui 3 mesi di ammortamento per realizzare un progetto di miglioramento dell'accademia interna che comprende anche l'assunzione di nuovo personale qualificato nell'ambito formativo. E quindi, come dicevo prima, l'azienda ha questo progetto di espansione a Barcellona, in Spagna. L'idea, appunto, come dicevo all'inizio, si basa su una fornitura di servizi specialistici e professionali, per cui servizi che sono nell'ambito della consulenza informatica, dell'information technology. Attualmente i clienti che sono, diciamo, aiutati da parte di Beji sono quelli in ambito finanziario, sanitario, automotive, retail e poi anche dell'industria e delle utilities. Perché, per quanto si possa pensare, pur essendo un servizio di information technology, di informazione appunto sulla consulenza informatica, ed essendoci tantissimi competitor, al momento la domanda è superiore a quella che è l'offerta da parte delle aziende di formazione, per cui è un mercato in forte espansione, l'azienda sta crescendo in maniera assurda, infatti se possiamo andare a guardare anche nel 2007 ha raggiunto i 2 milioni di euro di fatturato. Nel 2019 hanno acquistato un nuovo ufficio da 360 metri quadri a Milano e poi hanno cominciato a fare le consulenze a Barcellona, per cui hanno bisogno di questo nuovo ufficio da creare appunto a Barcellona per andare a migliorare l'offerta ai clienti che sono già in loco. L'azienda è in trend positivo già da quando è stata formata e dal 2017 al 2019, grazie all'inserimento dell'Academy, ha duplicato il proprio fatturato, portandolo a 4 milioni di euro. L'azienda va a formare all'interno, appunto Beji va a formare il personale all'interno delle aziende per aumentare le conoscenze del personale interno e per cui per aumentare il valore intrinseco dell'azienda attraverso il proprio personale. Nonostante l'emergenza del Covid, l'azienda comunque ha avuto dei miglioramenti di fatturato sia nel 2019 che nel 2020 grazie al fatto di aver utilizzato le soluzioni di smart working e si aspetta una crescita sostanziale per il 2021. Grazie appunto agli investimenti che saranno fatti tramite questo prestito, ma al fatto che l'Academy sta aumentando i propri profitti. L'investimento minimo, anche in questo caso, come al solito di Cryptalia, sono 20 euro. Io questo mese non riesco a metterci i soliti 80-100 euro come ho fatto negli ultimi progetti, forse dovrò fermarmi a 50 perché ho avuto problemi familiari, ma non è un problema. Tra l'altro bisogna muoversi perché
stanno arrivando subito alla chiusura del progetto e non vorrei fare come l'ultimo che ho detto, l'ho pubblicizzato, ho fatto il video e poi come un fesso sono rimasto come si dice a Crotone, un cefalo fuori dall'acqua, cioè non ho fatto niente. Se volete andare a visitare il sito di Beji, il link sta anche all'interno della scheda di Cryptalia e si trova tutta questa bella gente che è diciamo il team completo di Beji e si possono andare a vedere tutte quelle che sono le informazioni relative all'azienda, quali sono i servizi che offre, la consulenza, l'Academy, che è quella appunto che dicevamo prima, è quella in forte espansione, e poi un laboratorio che si chiama Up, dove vanno a essere integrate le idee per la nascita delle nuove startup. Una cosa molto interessante. Ci sono alcuni dati da un survey interno: 85% raccomanderebbe l'azienda a un'altra azienda, perché ovviamente si parla di servizi alle aziende. Il 92% di chi è stato intervistato ritiene che ci sia facilità di comunicazione con i referenti dell'azienda e l'88% ritiene che ci sia un buon clima aziendale. Per cui c'è una consulenza che non porta solo quello che è lo skill, per cui la professionalità, ma anche quello che è il rapporto fra il consulente o il formatore e l'azienda cliente. C'è una forte propensione ad essere di forte diciamo, interallacciamento fra l'azienda, il cliente e la consulenza. Questo è molto importante. Quando c'è molta comunicazione vuol dire che c'è la gente giusta all'interno dell'azienda e ovviamente invece a questo punto sembra che sia la gente giusta, il personale giusto che va a formare appunto all'esterno. Si tratta comunque di una soddisfazione che secondo un survey interno tutti i clienti hanno reputato Beji Consulting un'azienda molto affidabile e il 95% pensa che i consulenti di Beji dispongono di una preparazione essenziale, tecnica adeguata, in linea con quello che sono le richieste appunto della clientela. Questa è una cosa importante. L'azienda trova un feedback sempre positivo da parte dei propri clienti. Vuol dire che è un'azienda affidabile, vuol dire che un'azienda è una startup che pur se nata da poco, come si può vedere anche qui nella scheda formativa del 2014, sta facendo dei progressi da giganti e per cui mi sembra un'ottima idea andare a finanziare queste piccole aziende come fa Cryptalia tutte le volte che hanno delle forti potenzialità e purtroppo per il tessuto burocratico italiano non riescono a tenere quello di cui hanno veramente bisogno. Bene, spero che questo video sia stato di tuo gradimento e spero di averti illustrato al meglio quello che sono le dinamiche del progetto e poi tu in autonomia puoi andare a decidere se investire o no. Questo ovviamente come sempre non è un consiglio finanziario. Se il video ti è piaciuto ti chiedo di lasciare un pollice in su e di iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche ricordandoti che se sei nuovo e non sei iscritto a Cryptalia, trovi il link affiliato qui sotto, nel quale puoi ottenere sia la promozione di tax back, per cui fino a fine anno il 26% di tasse sulla ritenuta d'acconto ti viene riconosciuto indietro da parte di Cryptalia, e ovviamente è un link affiliato che permette anche di dare un gettoncino a me, che mi preoccupo di portarti queste informazioni che sono noiose. Perché è noioso leggere, no? Noioso. Però io. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!